Questo è il corso di impostazioni idrauliche. Molte delle cose che vi faremo sono simili a quelle del corso dello scorso anno. Altre cose, soprattutto le parti di esercitazione, potranno cambiare. Quindi in realtà le lezioni teoriche, se voi andate sul corso dello scorso anno, voi le trovate praticamente già presentate. Questo è il modo in cui ho cercato di organizzare questo corso, ecco, comunque tutti i miei corsi, è quello di accompagnare ad un insegnamento di natura più concettuale, teorica, quindi peraltro non è che ci siano grandissime cose, grandissime difficoltà, accompagnarlo appunto anche a delle esercitazioni, quindi sarà parte integrante di questo corso una serie di esercitazioni in cui voi farete le cose che prima abbiamo, presenterò dal punto di vista concettuale. E quindi c'è un doppio tipo di sapere, un sapere così di studio e un sapere anche di saper operare, saper porsi delle questioni e saper risolvere dei problemi. E se volete sapere chi io sono, il mio curriculum scientifico è lì. Poi questa serie di slide, come tutte le slide del corso, le potrete scaricare, dopo vediamo dove, e le potrete scaricare in anticipo, quindi il mio consiglio è quello che voi vi scarichiate le slide in anticipo ed eventualmente gli appunti ve li perdete sulle slide. Se voi tentate di scrivere tutto quello che io ho scritto sulle slide, non mi state dietro. E quindi cioè, il modo in cui che ho di presentare le cose richiede direi questo tipo di approccio. Se voi, cioè che voi per quanto possiate state attenti a quello che vi dico e gli appunti eventualmente li prendete lì, quindi perdete meno tempo a scrivere. Poi ognuno è libero di fare come vuole, ma queste sono le modalità che io scelgo. Allora, che cosa fa chi è un ingegnere? Beh, questo è, voi siete ingegneri civili, quindi un ingegnere civile è uno che ha a che fare con tutte le infrastrutture e gli edifici che noi vediamo ogni giorno, se pensiamo diciamo alla professione tradizionalmente intesa. Questo è uno schema tratto dal sito degli ingegneri americani. Quindi, come dice qui, c'è una cosa che ci riguarda, quando voi prendete un rubinetto e lo girate e vi arriva dell'acqua pulita, quello è un lavoro che ha fatto un ingegnere. Poi dice anche quando accendete le luci, ovviamente, ma non siete voi in quel caso ingegneri civili. Quando guidate in una strada, quella strada, dietro c'erano degli ingegneri. E in realtà nella parte della strada anche non c'è qualcosa di più, non c'è solo la semplice costruzione della strada, c'è anche per esempio la manutenzione della strada e il lavorare affinché durante certe precipitazioni estreme la strada non sia inondata dall'acqua. E questo è uno degli aspetti che copriremo in questo corso. E poi insomma vedete queste cose qua. Un'altra cosa che io ritengo importante per un ingegnere, anche se diciamo la versatilità e la molteplicità delle cose che un ingegnere può fare è notevole, io ambisco che voi impariate anche a calcolare delle cose e quindi saper calcolare, avere degli strumenti di calcolo per fare questi calcoli è importante. Da un punto di vista più strettamente disciplinare, cioè di quello che questo corso pretende di insegnarvi, cioè quello di dimensionare correttamente una fognatura pluviale e quello di dimensionare una rete di acquedotto, cioè una rete di acquedotto è una rete idraulica che funziona in pressione, una rete di fognatura sarà una rete idraulica che funziona invece a superficie libera.
utilizzando la pendenza delle tubazioni. E ovviamente, come vi avevo già anticipato, anche acquisire quegli strumenti di calcolo, se volete anche elementari, però che possono diventare anche più complessi per fare questi calcoli. Non da ultimo, vi sarà richiesto, come vedete poi, anche di presentare le cose che avete calcolato. E quelle cose che avete calcolato, quindi le dovete presentare in un modo adeguato, saper difendere le vostre scelte progettuali di fronte alla commissione che saremo io e gli esercitatori, in maniera adeguata, perché questo la professione ve lo richiederà. Le cose che insegno, che cosa servono? Beh, per progettare quelle che si chiamano fognature pluviali. Parleremo anche di fognature nere, ma questa è una parte che è, direi, abbastanza elementare da progettare dal punto di vista idraulico o idrologico. E mentre diventa più complessa se si mettono insieme anche nella fognatura nera tutti quei dispositivi, tutte quelle infrastrutture che riguardano la depurazione delle acque. Tant'è che questo però è un corso a sé che fanno i vostri colleghi che fanno ambiente e territorio. Poi le stesse nozioni che noi applicheremo ad una fognatura in teoria varrebbero anche per le bonifiche. Il concetto è: dobbiamo prendere l'acqua in eccesso durante una precipitazione, tirarla via dalle strade e farla defluire e drenarla in una maniera opportuna. Quando questo si applica invece alle campagne si chiamano bonifiche, ma gli strumenti di calcolo sono esattamente gli stessi. Infine andremo a progettare idraulicamente un acquedotto nelle sue varie parti e andremo anche le stesse strumenti che servono per progettare un acquedotto in realtà servono per progettare anche degli impianti di irrigazione, anche se di bonifiche di irrigazione io non parlerò più in maniera esplicita, ma gli strumenti sono qui sono tornato indietro, sono sempre gli stessi. Se proseguite il corso, se voi proseguite qui nel corso della magistrale, c'è un corso anche al quintanno che si chiama Progetto di Acquedotti e Fognature, che è la naturale continuazione di questo corso, in cui in realtà si vanno a vedere un paio di progetti reali, si ragiona con alcuni professionisti che si occupano normalmente di queste cose, ci si confronta con la legge dei lavori pubblici, ci si confronta anche con la produzione di tavole che abbiano dentro il progetto, insomma, mentre noi facciamo solo i calcoli. Quel corso richiede le conoscenze che avete qui. Noi ci occuperemo di fognature pluviali di acquedotti, abbiamo detto. Ci saranno anche delle altre costruzioni idrauliche, per esempio gli argini, tutte le varie opere di sistemazione idraulica nel territorio, ma questo è argomento di un altro corso, che è in particolare il corso di ingegneria fluviale, che è sempre nell'ambito di ambiente e territorio. Questo non ve lo dico per farvi sentire ignoranti, ma per farvi sapere che in tutta la varietà della disciplina ci sono anche delle competenze specifiche che purtroppo in questo corso non abbiamo modo di esplicare, che però esistono, e quindi voi eventualmente nella vostra carriera futura potete andare a verificare. Il corso come si struttura dunque? Nella prima parte ci occuperemo della fognatura pluviale. In realtà poi vi dirò che il corso è piuttosto diviso in tre parti piuttosto che in due, ma su questo vengo più tardi. Faremo delle lezioni di laboratorio, cioè una lezione qui in chiave più teorica, una lezione in laboratorio, in particolare nell'aula 1A, al computer, in cui facciamo dei calcoli e delle cose. Durante questa prima parte dovrete produrre una prova che si chiama, queste slide, come tutte le altre sono disponibili,
dopo vedete come, quindi ve lo potete scaricare e non serve neanche, vi prendiate delle note, diciamo. Dovete fare una relazione pluviometrica, anche per capire di che cosa si tratta, e questa consente di accedere alla prova intermedia, una prova in itinere che faremo. Nella seconda parte del corso, grosso modo dopo Pasqua, invece affronteremo la progettazione dell'acquedotto. Anche questa richiederà la preparazione di un progetto che voi mi presenterete con una presentazione in PowerPoint, e anche questa quindi sarà una prova scritta, una relazione sulla pluviometria, una presentazione orale sul progetto, sui calcoli di progetto della fognatura, un orale sulla parte di acquedotti e una presentazione orale sulla parte di acquedotti. Avrò modo di sentirvi più volte, quindi alla fine il voto che riceverete sarà frutto di una ben ponderata di un ben ponderato insieme di valutazioni. Il programma di massima si trova a questo link qua. Se voi andate su About Hydrology, una delle prove, dopo anzi ci possiamo collegare anche subito, sì, qui ci sono varie cose, ma se scorrete un attimo in giù, vi trovate la mia classe di costruzioni idrauliche. Io preferisco usare, questo è il mio blog che uso anche per la ricerca, preferisco caricare qua il materiale piuttosto che usare Moodle per una serie di ragioni personali. E qui trovate sia il materiale del 2018, sia il materiale dell'anno del 2017, sia i materiali che avevo preparato prima, che in parte riciclo. E qui trovate anche più o meno una previsione di quelle che potrebbero essere le lezioni di volta in volta, con il materiale da scaricare. Una volta che voi comincerete a collegarvi, quasi sicuramente questo blog, questi post del blog cominceranno ad apparire qui in alto fra questi i più visitati, perché non è che io abbia sia così popolare, quindi quando voi vi collegate immediatamente scattano, e quindi lo trovate anche qua, elencato da questa parte qua, però altrimenti diventa un po' più difficile da ricercare. E come vedete, oggi, in questo momento siamo qui, poi passiamo a queste, io non credo che oggi riuscirò a fare tutte queste cose qua, in particolare anche ad andare spiegare questi aspetti della parte statistica, ma le continueremo eventualmente anche in uno agio di giovedì. Questo sarebbe il tema principale di giovedì, e cominceremo a lavorare un po' con Python, dopo capite perché, ma comunque vi lascio esplorare pian piano quali sono le previsioni delle lezioni, almeno fino a Pasqua. Dopodiché poi ho lasciato libera la parte di acquedotti, perché capite, prevedere il futuro non è sempre così semplice, più o meno anche in una cosa che potrebbe essere relativamente prevedibile. Quindi qui trovate tutte le informazioni, cliccando sul link scaricate il materiale, eccetera, eccetera, eccetera. Prova in itinere 18 aprile, giovedì santo, mi pare che sia, giusto prima di andare in vacanza. In che cosa consiste la prova in itinere? Consiste in due domande a risposta libera. Queste domande faranno parte di un gruppo di domande che io vi assegnerò prima. Del resto queste domande coprono tutte le cose che vi racconto, quindi non è che, però per aiutarvi se volete a concentrare le cose. E una
congresso sulla statistica delle precipitazioni, che quest'anno ho molto ridotto, però, da parte, almeno la parte teorica, e un'altra parte sarà sulla progettazione della fognatura. Noi faremo calcoli idraulici, naturalmente indicazioni costruttive non schematiche, non completamente nel dettaglio più spinto, e poi vi parlerò anche un po' di materiali. Niente di dimensionamento statico delle opere. Alcune delle opere che vi andrò ad accennare richiederebbero anche un dimensionamento statico, ma di questo siete esperti voi, lo studiate la tecnica delle costruzioni e cose di questo tipo. Niente costi, quindi computo metrico, anche se poi molti vostri colleghi negli anni scorsi, nella presentazione che hanno fatto di progetto dell'acquedotto e della fognatura, hanno fatto anche un minimo di computo metrico sui costi possibili. E niente sulla durata della gestione delle opere. Se guardate poi le lezioni, appunto ce ne sono due tipi di lezioni, quelle che ho contrassegnato con la T come lezioni, diciamo, di teoria, cioè tipo quella che sto facendo adesso, e cosa presumo che ci sia nella teoria. Presumo che ci siano, di solito ci sono dei concetti che ho rappresentato con queste quattro figure, no? La prima a sinistra sarebbe il concetto, ci sono dei concetti da imparare. Quello è un quadro di arte concettuale. Ok, ci sono dei concetti da imparare e da veicolare, per esempio su quali sono in qualche modo le linee guida, per esempio per progettare. Qual è l'idea generale che sta dietro al progetto di acquedotto di una fognatura? Quali sono i riferimenti del tutto generali? Poi una parte di equazioni che vi ho messo dei geroglifici, che io peraltro assumo che voi le equazioni le sappiate anche leggere, però qui non avremo equazioni particolarmente complicate. Però una parte di equazioni vuol dire che voi vi dovrete confrontare con la comprensione di queste equazioni, con capire che cosa queste significano. Ci sono anche dei disegni, perché in questo caso sono dei grafici, visto che noi facciamo prevalentemente dei calcoli di natura idrologica, in realtà ci sarebbero anche i disegni delle planimetrie e delle opere che voi andate a fare, ma che, appunto, vi ho detto, sono demandati al corso successivo. Quindi quando voi poi mi dovrete rispondere a queste domande, sapete che avete questi due o tre cardini a cui dovete rispondere. Dovete esporre bene i concetti, vi dovete saper riferire delle equazioni che stanno alla base dei calcoli che fate, in maniera consapevole, e mi dovete anche rappresentare in forma grafica qualora ci siano dei grafici che spiegano certi andamenti. L'ultima slide che ho visto, che è l'ultimo elemento che ho messo, è che in verità poi, se voi siete in grado di fare anche di più di questo, cioè anche di elaborare qualcosa di originale, naturalmente questo è ben inteso. Le lezioni L sono quelle in laboratorio, tipicamente in uno L, comunque la cosa principale è, cioè, non la cosa principale, un'idea sarebbe che voi veniate a lezione quando è necessario con un vostro computer portatile. Chi di voi non ha un computer portatile? Non c'è nulla da vergognarsi se non avete un computer portatile. Però ovviamente è un oggetto indispensabile per fare la professione che voi vi accingete ad affrontare. Quindi venite con il vostro computer portatile, su questo installeremo dei software che voi userete. Quanti di voi usano Macintosh? Quanti di voi usano Linux? Quelli, i quattro che usano Macintosh come me, peraltro, bravi, però saranno un po', avranno qualche handicap quest'anno, perché quest'anno, per semplificare la maggioranza degli studenti alcune cose,
abbiamo semplificato alcuni percorsi, utilizziamo dei prodotti, alcuni prodotti che funzionano solo sotto Windows, quindi lì ci dovremo munire di un emulatore, ma vi daremo tutta l'assistenza necessaria per poterlo fare. Voi dovete fare dei calcoli, quanti di voi conoscono il Fortran? Il C? Il Python? Bene, perché lei ha seguito il corso di Python? Sì. Bene. Gli ingegneri devono calcolare. Non è che voi in realtà dovrete costruire gli strumenti di calcolo, però dovete avere degli strumenti che attorno agli strumenti generali di calcolo che anche noi, che anche io vi presenterò insieme con Nicolò, dovrete magari comunque fare dei calcoli di controllo o di verifica. Come strumento per fare questo, da tempo abbiamo scelto in questo dipartimento di usare, di convergere verso l'utilizzo di Python, che viene insegnato anche nei corsi, in un corso elementare, adesso almeno nei termini della programmazione. Quindi io userò Python, in particolare useremo degli strumenti che sono dei notebook di Python. Quanti di voi conoscono matematica? Bene, i notebook di Python sono grosso modo una riproduzione open source dei notebook di matematica. Qui potete mescolare calcoli e commenti. Poi vedremo come fare questo. Perché non matematica? Matematica è un programma che io ho amato molto, specialmente in passato, però in cui ero anche molto bravo, ero anche molto bravo ad usare. Tutta la prima parte della mia vita di ricerca l'ho fatta con matematica, ma a un certo momento poi ho pensato che fosse utile fornire agli studenti uno strumento che fosse libero e non open source. Quindi, come dirò poi, che avesse certe caratteristiche, insomma. E in questa direzione ho abbandonato matematica, che peraltro fa anche altre cose, fa calcolo simbolico che noi non facciamo qui, ma per la parte di calcolo numerico ho adottato degli altri strumenti. E quindi le parti di lezioni, diciamo, di laboratorio saranno parti che un po' insegneranno ad usare Python, di usare questi notebook per fare alcuni dei calcoli e ragionare su alcuni elementi. Dei testi veri e propri per questo corso non ce ne sono. Ci sono alcuni ottimi testi in italiano, per esempio questo delle fognature, però che è un testo ottimo, però non per i calcoli che vengono fatti. I calcoli che sono prodotti nel testo di fognature, quindi di Dadepo e Datei, sono superati. Nascono ancora in epoche remote e sono stati codificati in questi libri, ma talvolta non corrispondono nemmeno alla concezione corretta, per esempio, del calcolo dell'onda di piena. Quindi noi li faremo in modo diverso, però in questo libro, per esempio, tutte le opere che entrano nelle fognature sono disegnate molto bene, e questo è un elemento importante da ricordare. Questo libro è un po' più moderno, però come vedete ha anch'esso 20 anni, cioè magari le edizioni quindi. Questa è del 2004, ma gli strumenti matematici sono risalgono agli anni 70, agli anni 80. Quindi hanno 50 anni per modo. Di nuovo per acquedotti, questo di sempre dei colleghi di Padova. Ci sono anche queste dispense online dell'Università dell'Aquila, del collega Leopardi, che sono molto mild, molto discorsive, molto semplici in realtà, però per acquisire concetti generali vanno bene, e comunque queste sono linkate anche nella pagina che vi ho mostrato prima e che poi è questa.
Quindi qui tutte queste, non tanto i libri, ma le altre risorse sono quelle libere, sono linkate e voi le potete raggiungere. Accanto a quelle di quest'anno, come vedete, sono quelle del 2018, del 2017, degli anni precedenti. Non è che io di anno in anno mi sono cambiato le cose che ho fatto, però le ho risistemate spesso in modo diverso. Ci sono dettagli attraverso i quali che differiscono le une dalle altre, e spero che quest'anno anche io sia in grado di presentarveli in modo più chiaro e più completo. Tutto il materiale, il background, sta in realtà su questo sito qua, che è linkato dall'altro, che questo è un repositorio per condividere materiale. In realtà non ho ancora deciso. Lo scorso anno, come vedete lì c'è scritto Students Work, lo scorso anno, una volta fatti i gruppi di lavoro con voi, ogni gruppo ho caricato un gruppo, una pagina per ogni gruppo, e i gruppi hanno caricato il materiale qui. Non ho ancora deciso se seguiremo questa strada anche quest'anno, comunque intanto qui ve l'ho mostrato. Comunque il materiale, diciamo, il materiale precedente è qui. Oppure, sì, questa è la classe dello scorso anno, il materiale è una modifica su quello, e quindi, e come vi dicevo, ogni studente avrà una sua, potrebbe, ma qui dobbiamo usare un condizionale ancora, potremmo costruire per ogni studente una pagina in cui il materiale viene caricato in modo tale che questo costituisca da interfaccia fra me e voi, qualora poi anche durante il corso voi vogliate mostrarvi le cose. Il corso è pensato per essere anche in parte interattivo, quindi voi fate domande, chiedete le cose, e non quando è il giorno dell'esame, ma io avrei voluto chiedere questa cosa, cioè fatelo prima, io sono qua per rispondere. Quindi teoria più pratica. Useremo come linguaggio questo linguaggio Python attraverso dei notebook che si chiamano Jupyter Notebook. In particolare noi useremo una nuova versione di questi notebook che si chiama Jupyter Lab, e Anaconda invece è l'installatore di queste cose qua. Magari se riusciste per giovedì a vedervi dove sta Anaconda praticamente e provare a pensare come, ma del resto ci sono delle indicazioni sulla pagina, come installare queste cose, se voi faceste almeno una prova di installazione di questi strumenti, magari sbagliando, magari incasinandovi, ma poi giovedì noi almeno cominciate a metterci un po' la testa e il pensiero, poi giovedì ce ne facciamo tutto da capo e mettiamo a posto le cose. Perché abbiamo scelto Python? Perché da un certo punto di vista, intanto è molto vicino alla modalità di programmazione dei miei colleghi ingegneri. In realtà Python è un linguaggio moderno, quindi è un linguaggio ad oggetti, è un linguaggio anche con un po' di flavor di programmazione funzionale, si chiama, che è quel tipo, visto che mi avete detto che quasi tutti conoscete un po' matematica, tipo di programmazione che si fa con matematica, un tipo di programmazione funzionale, che è un po' diverso come paradigma di programmazione. È un linguaggio che ha che si apprende molto facilmente, storicamente, diciamo, così vedendo le cose, quindi è facile da imparare, di arrivare a un livello in cui si riescono a fare delle cose con Python in maniera semplice, senza dover imparare concetti troppo complicati. Poi man mano che si affina la propria conoscenza si possono usare degli strumenti più complicati, che comunque questo linguaggio consente. Dal punto di vista pratico il Python si interfaccia molto facilmente a Fortran e a C++, e questo fa sì che ci siano in Python numerosissime librerie per il calcolo numerico, per esempio, che vengono linkate allo stesso modo in cui chi di voi conosce MATLAB. Ecco, chi è abituato a lavorare in MATLAB troverà in alcune di queste librerie delle somiglianze
in particolare della libreria grafica, quella che produce le cose. Queste sono quindi le ragioni. Il nome deriva dai Monty Python, che è un gruppo satirico inglese, che fece una serie di... quindi non, si chiamava Monty Python e questo è il nome. Comunque sia chiaro che io non vi insegno a programmare in Python. Del resto forse neanche il corso di Python mi insegna a programmare in Python, nel senso che il corso di Python come usa la sintassi del Python per insegnarvi quali sono le strutture della programmazione procedurale, come si dice, no? Come si fanno i cicli, come si fanno, come si gestisce il workflow di un programma e cose di questo tipo. Quindi come se io vi dicessi queste cose che vi sto dicendo, ve le dicessi in inglese, però sarebbero esattamente le stesse cose. E cambia, in questo caso cambia magari un po' anche la sintassi, ma cambierebbe la sintassi, ma non così più di tanto. Io vi insegno a fare degli script di Python, nel senso che userò molto delle librerie che hanno già implementato certe funzioni che accorciano il percorso per ottenere dei risultati in maniera incredibile. Quindi vi insegnerò a programmare, vi insegnerò ad usare alcune delle librerie. Non potrò insegnare, diciamo, sviscerarvi queste librerie di Python, perché ciascuna di queste richiederebbe un corso a sé. Però preferisco darvi un'infarinatura che poi voi, a seconda anche delle vostre attitudini, sviluppate, e comunque vi darò gli strumenti necessari a fare i calcoli che interessano a noi, però vi voglio dare anche uno strumento che ha delle potenzialità che vanno oltre a quello che è questo corso e che vi possono servire anche in futuro. Allora, ci saranno anche dei programmi veri e propri che useremo. Uno di questi è SWIM. SWIM è un modello di afflussi deflussi, cioè è un modello che date le precipitazioni, calcola quali sono le portate che si generano in una certa rete idraulica, che può essere una rete idraulica naturale come un fiume o può essere una rete idraulica artificiale come può essere una fognatura. Questo SWIM sta per Stormwater Management Model. Le fognature fanno proprio questo, fanno la gestione delle acque di precipitazioni dovute alle storm, cioè alle precipitazioni intense. In realtà SWIM non è esattamente questo, è un modello a flussi deflussi che poi è stato adattato in varie funzioni ad occuparsi di faccende che hanno a che fare con la città e quindi con certi elementi anche della parte costruttiva delle fognature, ed è lo strumento standard del mondo in questo momento per fare queste cose. Ma non va bene in realtà per costruire la fognatura. Per fare questo usiamo degli altri strumenti che io vi comunicherò attraverso Python. Useremo anche EPANET e PASTA, Environmental Protection Agency, è un'agenzia americana che appunto è dedicata alla protezione dell'ambiente e oltre ad aver sviluppato SWIM ha sviluppato anche questo strumento di calcolo EPANET per calcolare le reti in pressione. Questo nella seconda parte del corso. In realtà c'è un ulteriore pezzo di software che noi vi comunicheremo, e quindi ci sono varie cose così. E questo è, chi di voi sa che cos'è un GIS? Altrimenti detto in italiano SIT. Beh, GIS sta per Geographic Information System. E questo è, mostra la vostra, vorrei dire grave, che non è colpa vostra però, è colpa di cui in qualche modo è il programma di studi che voi fate che in qualche modo carente in questo, perché voi non costruite solo degli edifici, non costruite solo delle case, ma lavorate anche nel territorio, nonostante non siate
stiate seguendo un corso per l'ingegneria per la salute sul territorio. Qualora voi dobbiate operare sul territorio, dovete avere una rappresentazione del territorio. Questa rappresentazione è data dai sistemi informativi territoriali o Geographic Information Systems in inglese. In particolare noi usiamo quello che in questo momento è il più diffuso sistema informativo libero, che si chiama QGIS. Quindi nelle ore di laboratorio cercheremo anche di darvi rudimenti di utilizzo di questo strumento, che non è solo un CAD, non è solo un sistema di aiuto a disegnare, ma è un sistema di aiuto a disegnare nel territorio che tiene in memoria e utilizza delle basi di dati che si riferiscono al territorio medesimo, per esempio la struttura della topografia o la struttura delle strade o vari tipi di mappatura del terreno in maniera rigorosa, cioè georiferita. Topografia immagino che l'abbiate fatta, e quindi un GIS nel motore, all'interno del motore, ha tutti quei concetti di descrizione matematica del territorio che sono contenuti nella materia di sistema topografico. Anche qui non pretenderemo di insegnarvi ad usare QGIS. Insegneremo alcuni strumenti particolari e poi useremo nello specifico un plugin, un elemento che si inserisce in QGIS, che serve per gestire le reti di acquedotto. E una parte anche, utilizzeremo una parte del GIS anche per preparare i dati di input dell'altro programma che abbiamo visto, che si chiama SWIM. Questo è un notebook di Python. Come vedete, appunto, chi di voi conosce matematica vedrà la somiglianza, osserverà la somiglianza delle due cose. Qui però, invece di usare il linguaggio di Wolfram, qui si usa Python per dare comandi. Del resto qui i comandi che qui vedete rappresentati sono comandi estremamente semplici, e già giovedì ne vedremo alcuni per capire. Un elemento importante è che, cioè, io anche le lezioni, quelle di laboratorio, saranno registrate, quindi voi le seguirete, io le farò, starò seduto in quel caso, farò dei calcoli, verranno registrati e poi verranno caricati direttamente su YouTube, sul mio canale, e voi li potrete anche rivedere e ripassare. Però per fare queste cose, l'elemento fondamentale per tutta questa parte di programmi è quella di spaccarsi un po' la testa per non usare altre parti del corpo che potrebbero essere provare a cambiare delle cose, cercare di capire come funzionano. Purtroppo non ad un livello molto approfondito, ma necessario per fare la progettazione e lavorare come si lavora nella contemporaneità su questi strumenti, perché altrimenti io mi potrei limitare a farvi un corso in cui di questi strumenti non ve ne introduco neanche uno, vi racconto tutto un po' così, vi faccio fare dei calcoli a mano in cui magari alcune cose le capite pure, se soprattutto se i concetti che ci stanno dietro sono corretti, ma che non vi portano però a capire come nella contemporaneità si fanno queste cose nell'ingegneria. Non c'è abbastanza tempo per comunicarvi tutte le cose, voi dovrete metterci del vostro, ma io non pretenderò neanche che voi queste cose le conosciate, come dire, con una profondità, pretenderò in rapporto a quello che io vi ho comunicato. Comunque ci dovete mettere un po' del vostro. Software libero, come ho detto. Software libero, questo è Richard Stallman, che è stato, diciamo, il vate del software libero, che dice che il software libero è libero come una birra gratis, ti offre una birra gratis, nel senso che tu vai e lo scarichi, ma anche libero perché è aperto. Il software è libero perché
anche il codice sorgente è disponibile, chiunque di voi che magari avesse queste attitudini può lavorarci e può modificarlo, può andare dentro e capire quali sono i meccanismi interni di funzionamento, che non è, in genere non è una cosa che lo studente medio e quindi la maggioranza di voi si augura, perché gli piacerebbe di avere un'applicazione in cui si schiaccia l'applicazione con il dito e che faccia il progetto tutto per conto suo, liberandosi, magari anche solo guardandola. Questo tipo di applicazioni esistono anche, però in genere non danno dei risultati corretti, soprattutto nei casi più rilevanti, per i più interessanti dal punto di vista ingegneristico. Voi dovete lavorare attorno a questi programmi per ottenere risultati corretti, quindi tutto questo è necessario. Poi tra di voi ci sono attitudini diverse, varie prospettive di vita, varie cose, però penso che questo sia un passaggio. Sulle verifiche in realtà vi ho già accennato di cosa facciamo. Il 18 aprile c'è la prova scritta, due domande, risposta libera. Il tempo praticamente è illimitato. Domande le conoscete prima, ma non quelle che conoscete voi, naturalmente, che saranno distribuite in maniera pseudo casuale. E su queste avrete un voto che poi andrà a costituire circa, adesso vi ricordo più, 30-40% del voto. Per questa prima ci sono tre prodotti principali. Una è l'analisi pluviamente che è fatta con Python. L'ho messo con una relazione da consegnare in PDF, ma in realtà anche un notebook in Jupyter fatto bene, va bene come relazione. Poi la progettazione di una fognatura pluviale in un'area di espansione urbanistica, anche qui un aspetto, voi fate il corso anche di tecnica urbanistica, normalmente viene assegnata un'area di lavoro. Negli ultimi anni quello che ho fatto è stato chiedere che in quell'area dove voi fate anche lavorate in tecnica urbanistica, lavoriate anche per costruire o ricostruire la fognatura. Quindi questo vi dà un po' più di idea di che, come interagisce la cosa anche con il territorio. In genere l'area prescelta dal punto di vista della tecnica urbanistica è più piccola di quella che noi vi chiediamo, dei 50 ettari che noi vi chiediamo di analizzare, di verificare per la fognatura bianca. E poi c'è la verifica dell'acquedotto. Per tutte le attività in cui che facciamo in laboratorio, in qualche modo voi dovrete avere, ma non tutte, dovrete avere dei notebook, e dopo vediamo dove vi chiederemo di caricarli. Questi notebook dovranno essere fatti in maniera sufficientemente ordinata e noi poi li analizzeremo. Qui ho scritto nella pagina OSF, che sarà probabile che facciamo così. Vi insegnerò come usare OSF, ma ci si mette 10 minuti a imparare, voi 5. E come si fanno queste esercitazioni? Beh, ci sono delle parti, l'esame naturalmente è individuale, però le esercitazioni gruppi di 2 o di 3. Uno non è permesso, 4 non è permesso. Uno non è permesso perché lavorare in gruppo è difficile. E anche rompe un po' le scatole, per dire, a meno che non abbiate un amico o un'amica del cuore con cui vi trovate particolarmente bene, o avete già sperimentato, ma lavorare in gruppo è comunque una prerogativa del vostro curriculum. Nel vostro curriculum voi mettete so lavorare in gruppo, so interagire in un gruppo. Se voi non sapete interagire in un gruppo di lavoro, vi dovete un po' di problemi, ve li dovete porre. Quindi almeno in 2 o 3. Questo è l'esempio di un notebook, ma ne vedremo a IOSA, e di un notebook che voi, sulle quali voi lavorerete peraltro, quindi. E come vedete mescola commenti, formule,
e calcoli che sono fatti sotto. E allora, se non avete ancora capito come dovete fare, le sto ripetendo perché nella mia esperienza, che ormai è più che ventennale, in queste cose c'è sempre qualche studente che, pur avendo ascoltato tutte queste cose, mi viene a domandare. Ci sono le tre relazioni, quella è abbastanza facile, no, da capire. Poi io vi faccio tutti i calcoli in classe, voi li dovete adattare al vostro caso. Nel vostro caso dovete fare anche delle considerazioni progettuali. Quali considerazioni progettuali? Beh, ancora non lo sapete, ve lo dirò durante il corso, quali sono i ragionamenti, i tipi di ragionamento che potranno sorgere. Oppure anche non ve lo dirò, ma se no io non ve lo dico, voi dovete chiedermi, dovete venire da me e dire sì, ma qua come potremmo fare? Potremmo fare così o potremmo fare in un altro modo? Perché questo mi aspetto da voi. E questo è parte anche delle idee che vi farò di voi quando poi andrò a giudicare non solo i vostri elaborati scritta manent, ma anche il complesso delle vostre. Dovete ragionare sui dati di input qualora si tratti di calcolo, dovete graficare i dati di output in maniera corretta che è comprensibile e li dovete interpretare, quindi descrivendo con parole quello che c'è scritto nei grafici, e questo sia nella parte scritta sia nella parte orale, ma in generale nella vita sempre, e aggiungere i notebook e poi caricare i notebook dove vi dirò a tempo debito. Nella parte di acquedotto e di fognatura, nella parte più progettuale, chiamiamo le scelte progettuali, il gruppo le dovrà presentare pubblicamente. Cioè, vengono tre. Quest'anno faremo una specie di roulette russa. Chi fa domande ai propri colleghi e lì in pallina gli aumentiamo il voto. Non so, facciamo una roba di questo tipo. No, dovete abituarvi a presentare il gruppo. Come io sto presentando a voi queste cose, certo il mio ruolo è diverso dal vostro, voi dovete presentare e con atteggiamento consono e con parole appropriate e con lo stile appropriato le cose che avete fatto. Non dovete lasciare a me intendere quello che voi avete scritto nella mente e intuire che voi sapete le cose che avete fatto. Dovete dirmelo, dovete pensare che io in quel momento sono un interlocutore dall'altra parte, per esempio un committente che vi ha assegnato un lavoro, oppure fate parte di un gruppo, magari siete in competizione con altri e voi dovete presentare bene le cose che avete fatto. Il plagio naturalmente è punito. Ci accorgiamo quando questo succede. L'esame orale finale, cioè una prova in giugno, una prova in luglio, una prova in settembre, una prova in gennaio, una prova in febbraio del 2020. Andiamo quindi molto in là. Quindi avete un sacco di occasioni per poter fare queste cose qua. Quindi ci sono in grosso modo tre parti, ciascuna di queste parti corrisponde alle parti di esercitazione il 30%, la parte sugli acquedotti il 30%, la parte di fognatura il 30%, più un 10% che va un po' a giustificare l'elemento. E se qualcuno non ha fatto la prova intermedia, se qualcuno non ha fatto la prova intermedia fa esattamente le stesse cose, però tutte in un colpo solo. Se devo dire la verità, anche chi ha cercato di fare tutte le cose in un colpo solo, per il 50% non c'è riuscito, ma di solito comunque gli permetto di partizionare le varie parti del corso. Come do i voti? Se uno si ricorda le cose bene, abbastanza bene, 20. Ok? Se uno dimostra anche di averle capite, arriva fino a 25. Se poi le sa anche applicare, ma voi vi invito ad applicarlo perché vi faccio fare degli esercizi, però
dovete anche darmi la sensazione, cioè che voi poi mi presentate, 27. Se poi uno sa analizzare e sa addirittura valutare progettualmente delle cose, sa aggiungere qualcosa di nuovo o di, che, non ha, che io non vi ho direttamente comunicato, lì si parla di prendere un bel voto alto, prendere l'odio. Dove si colloca la media dei vostri colleghi degli anni scorsi? Si colloca qua. Ok. Quindi la media di chi fa sostiene questo esame prende 27, grosso modo. Che non è un brutto voto. Quindi, nonostante io vi possa avere spaventato con tutte queste cose da fare, poi il risultato è sempre relativamente adeguato. Alcuni fanno molto bene, questo naturalmente mi dà una grande gioia perché io non sono qua per qui o sono sotto, sono qua per qua in su, va bene? Quindi voi cercate di stare da lì in su. Se quest'anno la media fosse 30, io sarei contento, vuol dire che ho ottenuto il mio risultato. E per contattarmi, io sono riccardo.ridion@unitn.it e invece Nicolò, che avete visto prima, tubini.nicolò@gmail.com. Ha già la molosa, le ragazze qua che hanno visto sto bel ragazzo alto. Comunque è molto carino, da quel che mi dicono, ma è anche molto bravo, quindi quindi disturbatelo. Ah, c'è acque un gruppo che è costruito nel corso degli anni che si chiama Costruzioni Idrauliche TN a Google, dove ci sono pochi in verità quesiti fatti dai vostri colleghi. Normalmente io l'ho usato per quelli che si erano iscritti come ulteriore strumento rispetto agli altri di comunicazione per comunicare varie variazioni all'ultimo momento, per esempio che magari non so, siamo ammalati, non siamo via, non o cose di questo tipo. Quindi vi invito a scrivermi e fare anche delle domande, se sono di carattere generale, di farle attraverso questo gruppo, così rimangono, rispondiamo ad un gruppo, ma rispondiamo nello stesso momento a tutti quanti. Ovviamente potete mandarmi anche delle email personali, ma possibilmente email personali per problemi personali. Potete anche venire, io su appuntamento ricevo tutti i giorni, perché sono sempre qua, e quindi mi mandate un'email e io vi ricevo, vi stabiliamo insieme la data, le cose, vediamo, non esitate a farlo. Certo che se mi telefonate tutti i momenti, allora un po' mi disturba, perché come tutti ho da fare anche varie cose. E così. Quindi lei può chiudere, quando vede questa immagine, lei mette... E in questa prima parte del corso quello che noi vediamo sono le precipitazioni, non abbiamo quindi niente delle fognature, perché le fognature che noi andiamo a progettare, come vi ho detto, si chiamano fognature pluviali, significa quelle fognature che devono servire per drenare l'acqua di precipitazioni particolarmente intense nell'ambito urbano e permettere naturalmente normale attività economiche senza, voglio arrivare a dire prevenire o salvare vite umane in questo caso, che pure è il caso in qualche situazione. E quindi noi dobbiamo studiare, capire il minimo come funzionano le precipitazioni e quali aspetti delle precipitazioni sono interessanti per il nostro progetto. Questo ci occuperà un arco di un paio di settimane, forse tre. Allora, comunque alcune informazioni di natura generale ve le do sulle precipitazioni. Perché piove? O meglio, perché piove è necessario che
ci siano alcune situazioni. Il motore naturalmente di tutta la circolazione atmosferica è la radiazione solare e il fatto che la Terra abbia comunque un'atmosfera che viene messa in moto da questa radiazione solare. La Terra è sferica e quindi la radiazione è inclinata, rispetto all'asse dell'eclittica, e quindi la quantità di radiazione che viene ricevuta in ogni parte della Terra, in particolare col variare della latitudine, è differente. Questo fa sì che ci sia un'energia, una variazione di energia secondo la latitudine, che poi viene ridistribuita all'interno dell'atmosfera. Questo genera dei moti avvettivi in una prima fase, prevalentemente dalle zone equatoriali verso i poli. E sarebbe un moto semplice, cioè in cui l'aria si muove, si innalza e si innalza all'equatore, si muove verso i poli, se la Terra anche non ruotasse. Il fatto che la Terra sia un sistema di riferimento non inerziale fa sì che noi avvertiamo sempre una forza che si chiama forza di Coriolis, cosa che avete studiato ormai più di una volta, e il fatto che ci sia, quindi la Terra ruota, noi sentiamo una forza che è una forza apparente perché il sistema di riferimento si muove, che tende a far deviare verso destra tutte le cose che sono in moto nell'emisfero boreale, verso sinistra nell'emisfero australe. Questo sulla circolazione atmosferica complessiva ha un effetto straordinario, nel senso che quella che invece sarebbe una unica grande cella, se non ci fosse la rotazione della Terra, si suddivide in tre grandi celle. Celle di Hadley, vedete, quindi l'aria si innalza, riscaldata, si innalza qui all'equatore e si inabissa attorno ai 30 gradi di latitudine. Poi di nuovo si innalza attorno ai 60 gradi di latitudine. Come vedete qui in questo disegno, non a caso, all'equatore e verso la 60° di latitudine nord e sud sono segnate delle nuvole. Perché infatti piove, è necessario che l'aria si innalzi e il contemporaneo innalzamento dell'aria innalzi la parte di umidità dell'aria e faccia condensare il vapore. E le nubi non sono altro che una manifestazione di questa opera di condensazione. Il fatto che ci siano queste, dal punto di vista planimetrico, quello che succede è che quelle zone, che quei dischi che abbiamo usato prima, in particolare, vanno a costituire delle zone di alta e di bassa pressione, in particolare laddove c'erano le nubi, quindi al 60° parallelo. E all'equatore ci sono delle zone stabili di bassa pressione. Le nubi si formano lì e poi si muovono. Il movimento che fanno, siccome una volta una cosa messa in movimento, vi ha detto, si sposta verso destra o verso sinistra, fa sì che si formino delle circolazioni. In alcuni punti ci sono anche delle circolazioni che vanno in senso opposto, in cui masse di aria che sono generate da posizioni differenti, con diverse caratteristiche termodinamiche, con diverse quantità di umidità, si vengono ad incontrare ed eventualmente a sormontare. La situazione, per esempio, è questa. Questo è quello che si chiama un fronte. Voi alle previsioni del tempo, adesso le previsioni del tempo sono molto iconiche, quindi vi dicono, vi mettono la nuvoletta laddove c'è un'idea che ci possa essere il cielo coperto oppure la precipitazione. Una volta erano un po' più dettagliate, più vicine, diciamo, alla pratica meteorologica, e mostravano degli elementi di questo tipo. Quindi qui per esempio in alto abbiamo uno stato iniziale in cui abbiamo una massa di aria fredda e una massa di aria calda, la massa di aria calda è meno densa dell'aria fredda, che sono in contatto. Siccome si muovono, ruotano l'una verso l'altra, l'aria calda e meno densa tende a salire sopra
a salire sopra l'aria fredda. Salendo si va a generare questo tipo di fenomeno che vi ho detto prima, per cui l'aria salendo porta alla condensazione il vapore d'acqua contenuto al suo interno, e la condensazione va a produrre delle nuvole che si vedono in qualche modo. Poi in genere il fronte freddo corre più veloce del fronte caldo, quindi si occlude e poi la precipitazione finisce. Quindi questo è un meccanismo di produzione delle precipitazioni che si chiama meccanismo frontizio. I fronti si generano in alcune posizioni della Terra, hanno dimensioni molto grandi e generano precipitazioni generalmente di bassa intensità e di grande estensione, alcune migliaia di chilometri. Questo è il primo meccanismo di formazione delle precipitazioni. Fatto, si può fare un intero corso su quella, sulla singola slide, ma giusto per darvi idea che quali sono i meccanismi di formazione delle precipitazioni. Poi all'opposto abbiamo un meccanismo molto locale di precipitazione. Per esempio, questa rappresenta la formazione di un cumulo e poi l'evoluzione di un cumulo verso un cumulo nebo. Non so se voi avete chiaro che l'atmosfera si riscalda dal basso, perché la luce solare, che è la luce visibile solare, è in una parte dello spettro che non viene assorbito dall'atmosfera. L'atmosfera è trasparente, difatti noi vediamo il sole, no? Adesso non lo vediamo perché siamo qui in questo triste luogo di tradizione, ma il sole lo vediamo, quindi vuol dire che la sua radiazione arriva. Quando la radiazione però colpisce il terreno, questa radiazione, la radiazione va a scaldare il terreno. Il terreno, in funzione della sua temperatura, emette dell'altra radiazione. Questa radiazione non è più nell'intervallo del visibile, tra 0,7 micrometri e quello che è, ma è su onde molto più lunghe, in particolare nel campo dell'infrarosso termico. L'atmosfera non è più trasparente a questo tipo di radiazione, quindi l'atmosfera assorbe la radiazione dell'infrarosso. In particolare ci sono degli agenti di assorbimento nell'atmosfera che sono: il primo è il vapore d'acqua, le nubi, e poi tutti i gas che sono chiamati gas serra, a ragione o a torto, nel senso che in una serra di piante non è questo il processo che agisce per riscaldare la serra. Comunque questi gas quindi assorbono la radiazione infrarossa e riscaldano l'atmosfera. Senza questa radiazione l'atmosfera terrestre avrebbe una temperatura di meno 15 gradi, invece la temperatura media è sui più 15, più 17 gradi. Ma qui il concetto è che quindi si riscalda la temperatura quando il suolo è più caldo e l'aria in prossimità del suolo è più calda rispetto all'aria che sta sopra di essa, si crea un regime di instabilità, cioè dei moti in cui le parcelle di aria più basse tendono a muoversi verso l'alto, e sempre perché galleggiano praticamente, sono più leggere, hanno minore densità, se vogliamo semplificare. Quindi queste, di nuovo l'acqua si innalza, supera un livello critico oltre il quale avviene la condensazione del vapore acqueo, perché innalzandosi adiabaticamente, forse una cosa che avete già visto da qualche parte, e una massa di aria si espande per effetto della diminuzione di temperatura e nello stesso tempo si raffredda, perché l'operazione di espansione è fatta a scapito dell'energia interna del sistema, che è appunto determinata dalla temperatura. Se si raffredda, poi si arriva sotto il punto in cui il vapore acqueo non è più lo stato prevalente a quella temperatura in equilibrio, quindi il vapore acqueo si condensa in forma delle nubi. Questa sequenza rappresenta la formazione di un cumulo. Allora, siamo in estate, per esempio,
il terreno si scalda, l'aria diventa instabile, sale per quanto? Qualche migliaio di metri, superato un certo livello il punto di condensazione, le particelle di vapore acqua si condensano e si cominciano a formare dei cumuli. Cumuli sono quelle nubi che sono le nubi dei cartoni animati, diciamo, come se voi disegnate una nube, probabilmente disegnate un cumulo. Però queste nubi, questo fenomeno si continua, il riscaldamento può essere molto intenso e si può formare una nube molto estesa in verticale, la dimensione verticale è stata schiacciata, anche qui la dimensione, diciamo, orizzontale è circa 5-10 km, la dimensione verticale pure è 5-6 km, 7-8-10 km. Questa è un'evoluzione da cumulo a cumulo nembo, il cumulo nembo è la tipica precipitazione piovosa, cioè la tipica nuvola che crea precipitazione, e le cui dimensioni, ve le ho già dette, sono circa 10x10 km quadrati, 100 km quadrati. Qui le precipitazioni sono localizzate, molto intense, mentre prima erano poco localizzate e non intense. C'è un terzo meccanismo che genera la precipitazione, il meccanismo orografico. Per via dei vari movimenti che si vengono a creare, l'aria si muove, si sbatte contro una catena montuosa o anche una montagna isolata, come vedete in alto a sinistra. L'aria di nuovo è costretta ad innalzarsi, si espande adiabaticamente, diminuisce la temperatura, si condensa a forma delle nubi, che in questo caso sono nubi tipicamente orografiche. Lì vedete varie situazioni che si possono venire a creare. Naturalmente le condizioni orografiche, frontizie e anche convettive che era presente nelle slide precedenti, nei casi più generali si mescolano fra di loro. Però questi, diciamo, rappresentano in sintesi i tre tipi di meccanismo di innalzamento dell'aria e quindi di produzione delle nuvole, in particolare delle nuvole temporalesche. Le nuvole, all'interno delle nuvole, in realtà la temperatura può essere anche molto fredda, quindi le particelle non sono necessariamente le particelle di acqua liquida, sono delle particelle anche ghiacciate. Però il concetto è che nelle nuvole c'è acqua ghiacciata, sono formate da acqua ghiacciata o da acqua liquida. Questo di nuovo è un cumulo nembo. E a un certo momento queste particelle che sono sostese galleggiano nell'aria perché sono leggere, perché la spinta del vento le mantiene in alto, però a un certo momento queste particelle microscopiche crescono abbastanza da cadere e quindi si genera la precipitazione. Quando piove, naturalmente lo stato della precipitazione può essere diverso, può essere di acqua liquida, quindi diciamo che piove, e gli inglesi poi hanno 18 milioni di termini per indicare diversi tipi di pioggia, per esempio. Oppure nevica, oppure grandine, sono tutte forme di precipitazione. E all'interno della precipitazione anche la liquida, appunto, ci sono tante cose differenti. Quindi noi siamo interessati quando ad alcuni tipi di precipitazione, in particolare alle precipitazioni che cadono sulle città. Il tipo di evento, in qualche modo, si può distinguere. Vi ho parlato dei tipi di nubi che generano gli eventi. Un tipo di evento è l'evento stratiforme, generalmente prodotto da, appunto, tipo di formazione, da meccanismo di formazione frontizia, grandi fronti che si generano. Queste precipitazioni di nuovo sono di grande estensione areale, ma generalmente, dico generalmente perché non è sempre così, di bassa intensità.
Questo è un tipo di precipitazione convettiva, vedete, questo è un cumulo nembo con il martello sopra, arriva alla stratosfera praticamente, quello lì, il livello lì è 8 km, 9 km in quota. Il livello più basso è dell'ordine dei 700-800 metri, magari anche più basso. Qui intorno vedete dei cumuli che si vanno formando, perché questa è una caratteristica anche delle nubi, non sono un oggetto statico. Intorno ci sono intorno a un cumulo nembo di solito ci sono queste nuvole, ancelle, questi cumuli che poi crescono a loro volta e vanno a sostituire la grande nuvola. Quando succede, quando abbiamo una nuvola stratiforme, questa è un'immagine di una riflessione radar presa da un libro ormai antico, però grosso modo deposizione di vapore, fusione del ghiaccio e poi precipitazione con una breve fascia, quindi di una certa altezza, alta più o meno meno di un chilometro, in cui si produce la precipitazione. Lunghezza qui potrebbe essere qualche centinaio di chilometri. Altezza, le altezze coinvolte le vedete, 1-2 chilometri. Questo invece è un cumulo. Un cumulo, prima si vede la nuvola dei Teletubbies, cioè grande attività convettiva che porta le particelle ad innalzarsi sempre di più, anche molto velocemente. La nuvola si allunga in verticale, ad un certo momento si formano quelle condizioni che ho già accennato, per cui l'acqua viene a cadere. Queste sono precipitazioni che noi chiamiamo temporalesche in italiano e che in realtà sono le precipitazioni che interessano a noi nella progettazione delle fogliature. Lo impareremo pian piano, questo per quale motivo ci interessano queste precipitazioni piuttosto che le altre. In un ciclone extratropicale, cioè nel tipo di precipitazione frontizia che si viene a formare prima, qui potete riconoscere un fronte freddo, e questo con le palline è un fronte caldo, no? Prima c'è due fronti che si avvicinano, prima vi avevo mostrato una proiezione tridimensionale, il fronte freddo sormonta il fronte caldo e porta in alto l'acqua che forma le precipitazioni. Allora tipicamente queste sono le forme di nubi, di sistemi frontizi. Uno penserebbe a precipitazioni di natura stratiforme, ma in realtà all'interno poi del sistema ci sono anche delle bande di nubi convettive, cioè che sono più simili ai cumuli da un certo punto di vista, in cui vi possono essere delle concentrazioni di precipitazione molto intensa e localizzata, che sono quelle che a noi interessano per le nostre fognature. Il messaggio dunque che vi voglio lasciare qui per queste cose qua è: ci sono tre meccanismi di formazione delle precipitazioni, frontizie, convettive e orografiche. All'interno in realtà delle precipitazioni frontizie si possono generare delle celle convettive, o comunque queste si generano praticamente sempre quando il meccanismo è proprio termico convettivo. A noi interessano queste precipitazioni molto intense e brevi, per una ragione che ha a che fare con la struttura delle reti idrauliche che stanno sotto e che ricevono questa precipitazione, ma questo lo impareremo più in là. Talvolta la formazione, prima vi ho mostrato un cumulo nembo con dei piccoli cumuli intorno, forse voi non vi ricordate, vediamo, eccoli qua. Questo è il grande cumulo nembo, qui ci sono dei cumuli intorno al cumulo nembo. In realtà se la situazione meteorologica è tale per cui la velocità del vento è molto elevata,
Tutte queste due si fondono insieme e possono andare a costruire una supercella, ovvero una cella che produce un nubifragio molto intenso. Qui la velocità del vento qui è dell'ordine di 100 km all'ora e come vedete ci sono delle intensità di precipitazione molto alte, attorno tra i 50 e i 100 mm all'ora. Questo è un tipo di nube molto particolare, si chiama appunto supercella. Sono quelle che però, anche in funzione del cambiamento climatico che noi adesso abbiamo, andiamo a verificare con maggiore frequenza anche dalle nostre parti, dove normalmente queste cose non si vedono. Quali sono i fattori che influenzano la formazione delle precipitazioni? Da un punto di vista puramente geografico sono tanti, la latitudine, intanto questo l'abbiamo visto, le precipitazioni frontizie si originano prevalentemente all'equatore e a 60, più 60 e meno 60 di latitudine. L'altitudine in quota, se noi siamo in quota vuol dire che siamo su una catena di montagne e le montagne sono un elemento che consente l'innalzamento dell'aria e quindi la formazione di precipitazioni. La posizione dell'orografia e di tutto quanto rispetto alle acque superficiali, tipo i mari e gli oceani, perché è chiaro che gran parte della precipitazione che ci cade sulla testa è evaporata dai mari e dagli oceani, anche se una parte di essa invece è evaporata dalla superficie dei continenti. E in alcuni casi anche una parte rilevante, ma questa parte rilevante è del 10% sull'Europa, forse di più, tra il 30 e il 40% all'interno della foresta, sopra l'Amazzonia o le foreste pluviali. Però qui si innesca tutto un altro discorso. La precipitazione nella sua distribuzione è molto irregolare. La distribuzione spaziale che vedete qui è prima una scala globale dove ogni singolo quadratino pixel è di 25 km di lato e ogni istante c'è la rete di produzione c'è una rete di satelliti che dà queste misure di precipitazione. Allora dite, siamo a posto se abbiamo la misura di precipitazione da parte dei satelliti. Purtroppo questa misura di precipitazione ha un margine di errore molto grande perché non consente un utilizzo ingegneristico diretto. Cominciamo, la ricerca lavora in questa direzione, però non sono direttamente utilizzabili. Adesso questa è ancora del 2007, che è un'immagine quindi della preistoria, qua, cioè 10 anni fa, l'evoluzione dell'utilizzo degli strumenti di remote sensing o di proximate sensing, più vicini magari presi da aereo, all'interno dell'idrologia e quindi dello studio di queste cose, va come il progresso dei computer negli ultimi anni, cioè è velocissimo e fortissimo, quindi dal 2007 ad oggi sono cambiate tante cose. Però vedete, poi ci sono gli Stati Uniti dove il lato è un pixel è 4 km, poi qui ci sono tipo di questo è un radar, ma anche all'interno come vedete la distribuzione delle precipitazioni è molto irregolare a tutte le scale. Perché, ahimè, la precipitazione è una delle fenomeni naturali più irregolari possibili. Non è un fenomeno che noi possiamo descrivere con continuità. È un fenomeno molto, cioè non c'è una funzione che mi dia la precipitazione. La precipitazione è discontinua nel tempo e nello spazio. E questo naturalmente dal punto di vista ingegneristico comporta un sacco di problemi e dobbiamo in qualche modo tenerne conto. Quando si dice distribuiti a pioggia, in realtà questa si vuol dire distribuiti in maniera uniforme e si intende un sistema di irrigazione a pioggia, no? Che quindi tende a fare una distribuzione uniforme della precipitazione.
In verità la precipitazione naturale è la cosa più irregolare che c'è sulla Terra. Quando cadono a terra, e noi siamo sulla Terra, abbiamo i piedi per terra, non siamo meteorologi, abbiamo i piedi e la testa nel cielo. Ci interessa appunto lo stato fisico, in particolare a noi interesseranno le precipitazioni liquide. L'altezza della precipitazione. Altezza di precipitazione si intende il volume di precipitazione caduto in un certo intervallo di tempo, che può variare, può essere un minuto, tre minuti, cinque minuti, dieci minuti. La durata della precipitazione. Come durata della precipitazione si possono intendere cose diverse. La durata della precipitazione è quando mi passa una nuvola sopra la testa, questa nuvola mi scarica l'acqua e poi se ne va. Questo è il fenomeno fisico. Però dopo magari c'è un'altra nuvola giusto dietro che mi scarica un'altra ancora dell'acqua e via via ho delle celle che man mano si riportano. Allora quelli sono, è un evento o sono più eventi? Esiste un minimo di ambiguità che dovremmo chiarire nella nostra analisi, ma per noi la durata la scegliamo noi. La durata per noi è la differenza tra due istanti successivi in cui noi misuriamo uno o più fenomeni fisici di precipitazione e ne cumuliamo l'altezza. Quindi nella nostra durata, per esempio, che ne so, di un'ora di precipitazione, noi potremmo avere magari due o tre fenomeni convettivi che si riproducono e che ci danno quell'altezza di precipitazione. E infine appunto otteniamo l'altezza cumulata. Se noi facessimo degli studi più sofisticati, in alcuni parti però ci interessa anche direttamente, ci interessa anche la differenza tra due precipitazioni successive. Cioè quanto faccio? Se mi piove adesso sulla testa, quanto tempo devo aspettare in media per ricevere una precipitazione successiva? E questo appunto è l'intervallo medio tra due precipitazioni successive che può avere delle influenze sulla ingegneristiche che non sono quelle che però ci interessano per progettare una fognatura. La distribuzione spaziale ovviamente dei volumi di pioggia è importante, soprattutto qui in un terreno compartimentato come quello nostro, in cui abbiamo delle valli. Se piove su una valle piuttosto che un'altra c'è differenza. Può succedere una piena di una valle piuttosto che nella valle limitrofa. Questo non siamo ancora in grado di prevederlo con esattezza, non è in grado di prevederlo la meteorologia e non è in grado di prevederlo neanche l'idrologia dal suo punto di vista. Cioè noi abbiamo la distribuzione spaziale, come ho detto, è molto irregolare. Quello di cui ci interessa però è, se noi ci sediamo, io per non sapere nulla, io sono qui e mi chiedo nel punto dove sono qual è la frequenza con cui mi attendo una certa altezza di precipitazione. Su questa domanda, nonostante tutte le questioni che vi ho fatto sulla regolarità o sull'irregolarità delle precipitazioni, posso dare delle risposte di natura statistica. Cioè, se io ho una misura, un record statistico di misure fatte nel punto dove mi trovo, allora posso tentare di arrivare ad una conclusione rispetto alla frequenza con cui questa precipitazione si ripete. Per ottenere queste conclusioni dovrò fare delle ipotesi che man mano io poi vi andrò ad esplicitare. E il concetto di frequenza o di tempo di ritorno è un concetto centrale per noi. Ci sarebbe da considerare anche la qualità della precipitazione, per esempio nel caso se noi fossimo interessati alle foreste ci interesserebbe se le piogge sono acide o no, se portano, che tipo di sostanze portano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è il nostro campo di interesse in questo momento. Allora le precipitazioni, abbiamo in qualche modo chiarito A, che le precipitazioni sono molto irregolari nello spazio e nel tempo, B, non ve l'ho detto ma forse l'avete intuito, che a noi
ci interessano le precipitazioni di più grande intensità. 3, vi ho detto che ci interessano la frequenza con cui le precipitazioni di una determinata intensità si ripetono in un certo luogo. In effetti noi dovremmo andare a progettare in un luogo specifico. A quali durate siamo interessati? Beh, questo di nuovo è un grafico di un tratto da libro famoso di geografia, l'Australe, e questo rappresenta le precipitazioni. Qui ci sono precipitazioni cumulate su un mese e rappresenta diversi climi in diverse situazioni. Voi potete quindi apprezzare qui la differenza mensile delle precipitazioni in vari luoghi climatici. In alcuni luoghi ci sono due picchi di precipitazioni, due stagioni, quindi più piovose, in altri ce n'è uno solo. E in altri invece, come per esempio a Boston negli Stati Uniti, piove costantemente, o come a Trento. Qui piove praticamente costantemente durante tutto l'anno, salvo a Trento, diciamo, forse un po' meno in dicembre e in gennaio. Non è questo il tipo di informazione che ci interessa comunque. E qui ci sono statistiche sulla precipitazione, queste sono statistiche sulle durate, interessanti. Sulla sinistra vedete le statistiche delle durate, seguono certe curve di distribuzione che sono... presentano una coda. Se le guardate, quelle sulla sinistra invece sono simmetriche, salvo il fatto che quelle sulla destra, scusate, sono simmetriche, salvo il fatto che quelle sulla destra hanno come asse un asse logaritmico, sono l'asse, è la stessa precipitazione ottenuta sulla sinistra, dove però la durata, come vedete, non va linearmente come qui, ma va logaritmicamente. Le curve sono a campana, quindi ma io conosco una curva a campana che si chiama curva gaussiana normale. Quelle a sinistra loro si chiamano curve log normali, perché il logaritmo della distribuzione, ma comunque sono cose che a noi interessano relativamente. Anche l'intensità è una curva più o meno log normale, ma era questo a cui volevo arrivare. A noi interessano le precipitazioni estreme. Cosa vuol dire precipitazioni estreme? Allora, il modo più semplice di rapportarsi alle precipitazioni estreme è quello di mettere dei misuratori di precipitazioni e di andare a ragguagliare l'altezza di precipitazione su una certa durata. Che cosa osserviamo qui? Osserviamo, per esempio, questa tra l'altro è una tabella che andrebbe in qualche modo arricchita con dati di natura più recente, perché recentemente ci sono state precipitazioni molto intense. Però vedete, la precipitazione di maggiore intensità è la prima in alto, che è 38 mm caduti in un minuto. 38 mm di precipitazione caduti in un minuto alla Guadalupe è normalmente quello che io a Trento mi attendo possa cadere in un'ora di una precipitazione, anche di più, anche il doppio di quello, ma 38 mm in un minuto è veramente tanto. Allora, se voi andate a calcolare, andate a moltiplicare 38 per 60, quanto fa? Uno con la calcolatrice. Sì, più di 200 mm di precipitazioni in un'ora, 250. Se poi le moltiplicate per le 24, sono 2 metri di precipitazioni in un giorno. Allora adesso andate invece a vedere in un'ora, 38 per 60 deve fare di più di 401. Sì, fa 2400, sì, ok, fa 2400, non 240. Ok. Quindi vedete, la massima precipitazione di durata oraria però è di 400 mm, non 2400. La massima precipitazione giornaliera
non è 400 mm per 24, per 24, è molto di meno, è 1800, sempre 2 metri, qui a Trento in un anno cade un metro di acqua. Quindi in 24 ore alla Réunion sono caduti quasi 2 metri di acqua in un'ora. E così via. Una cosa che osserviamo è che all'aumentare delle durate le intensità diminuiscono, ovvero le maggiori intensità si ottengono per durate brevi. L'informazione interessante per noi dal punto di vista della costruzione delle nostre fognature è sapere se ci sia una legge statistica che correla l'intensità di precipitazione con la durata. E queste curve si chiamano curve di intensità durata, o meglio curve di intensità frequenza durata, o meglio ancora in italiano si chiamerebbero curve di linee segnalatrici di possibilità pluviometrica. E quindi questo è il prossimo passo. Noi andremo a cercare di capire. Adesso vi ho fatto una piccola overview di che cosa sono le precipitazioni, di come si generano, quali sono i meccanismi che le generano, quali sono le quantità che ci interessano delle precipitazioni. A noi interessa l'intensità, interessano le piogge più intense e in particolare ci interessa stabilire una relazione fra l'intensità delle precipitazioni, la frequenza con cui si riproducono e la durata delle medesime precipitazioni. Ma direi che per oggi abbiamo concluso.